13 ottobre 2019, ci troviamo qui al Barcone sul Lungotevere e tra poco ci sarà un evento con Massimiliano Bruno. O Bruno Massimiliano, questo lo scopriremo tra poco. Ciao! Allora, finalmente dopo ce l'abbiamo fatta, forza di spinge, abbiamo trovato finalmente Massimiliano Bruno questa sera qui al Barcone. Beh, straordinario, straordinario regista, artista. Allora, Massimiliano Bruno, sì, ha iniziato come sceneggiatore. Hai fatto molto successo come sceneggiatore inizialmente, mi sembra, vero? Io ho iniziato come attore nel 1988, allora facendo tanto teatro, e come sceneggiatore ho iniziato da vecchio, da grande, a 30 anni. I tuoi successi maggiori sono venuti con la sceneggiatura, mi sembra. Con la sceneggiatura, no, beh, già in teatro diciamo che lavoravamo parecchio, facevamo coppia con Paola Cortellesi per tanti anni, siamo andati in giro per l'Italia a fare, insomma, io e Paola abbiamo fatto 3 spettacoli insieme. E dopodiché ho provato a fare qualcos'altro. Il primo film. Il primo film. Ho fatto, sì, prima ho scritto un po' di sceneggiature e poi il primo film l'ho fatto a 40 anni. Insomma, sì, però è stato un grande successo subito. Beh, diciamo, io dico sì. Sì, io parlo del botteghino, bah, è stato un bello, diciamo, un bel successo. Diciamo sì. Sì, e poi un successo appresso all'altro. Bah, veramente grande soddisfazione, sì, sì. Veramente sì. Con l'ultimo, diciamo, che è arrivato l'altro anno. O 2 anni fa, qual era? Non ci resta che il crimine. Non ci resta che il crimine, è uscito. 2 anni sì, fa? È uscito 9 mesi fa. Il tempo. Sei un po' fermato. Il tempo è. Ma adesso tiranno. Hai iniziato un altro film o mi sbaglio? Sto girando il seguito di Non ci resta che il crimine, che si intitola Ritorno al crimine, con Marco Giallini, Alessandro Gassman, Gianmarco Tognazzi, Edoardo Leo, i soliti, diciamo. Bucci Rosso, Giulia Bevilacqua. E questa sera però qui stai per un'altra questione, diciamo. Ce la puoi spiegare in breve? Eh sì, perché io ho un laboratorio di arti sceniche, un laboratorio di recitazione dove sono tantissimi allievi, qui sul Barcone dell'IAN qua a Roma, una domenica sì e una no da oggi, e faremo dei monologhi, cioè i ragazzi mettono in scena delle cose, delle proposte sia dei grandi autori che cose scritte da loro, e quindi è, insomma, il mio solito pallino di cercare di dare una possibilità ai più giovani, ai ventenni, di cominciare a esprimersi, quindi debuttando. Come mai questa location invece di un teatro? Perché è di una mia amica, è di Lisa Maisto, e ci fa tante cose, ci faccio tutte le feste di fine film, cioè le mie feste di compleanno, le cose, insomma, faccio un sacco di cose. E giochi in casa? Sì, sì, esatto, è un posto di amici, sì, è una location molto bella, arredata. Ci sta quel mulino che vedete là, che sì, bellissimo, sì, è una scenografia della serie televisiva di Immaturi, che gli ha lasciato qua Rolando Ravello. Ci sono grandi artisti, musicisti che si esibiscono qui continuamente. È un posto, insomma, storico a Roma da circa 10 anni nel panorama romano. Insomma, mi sembrava più informale, più un modo carino, bere uno spritz, vedere i ragazzi che si esprimono. Insomma, beh. Allora, io ti ringrazio per questa intervista che aspettavo da tempo, come tu sai. E finalmente io sono molto tenace e ci sono riuscito. Io ringrazio te, ringrazio tutti voi garibaldini che avete fatto l'Italia. Sì. E quindi... Ah, ti ricordi che ho fatto Garibaldi? Beh, cioè, pensavo che ti eri dimenticato. Attenzione, quindi okay. Insomma, è sicuramente un piacere fare l'intervista. Allora, grazie Massimiliano. Massimiliano Bruno o Bruno Massimiliano, come vogliamo dire? Beh, dipende se mi vuoi chiamare per nome e cognome o per cognome e nome, quindi è molto semplice. Un saluto a tutti da Prode Fernando e da Massimiliano Bruno. Bruni. Un saluto a Francesco Bruni. Ciao!